Il gran pezzo, ragazzi, si può tranquillamente mangiare così, tanto è tenero. Guarda che bello che è, ma qua è profumatissimo, voi potete sentire l'odore. Ma è budino, è gelatina. No, dai, fallo vedere il calzino che ti sei messa oggi. Come il calzino? Fallo vedere, dai, dai, fallo vedere, giusto che la gente sappia. Fai vedere. Che sono quelli... mucche. Senti, l'hai mai mangiato il gran pezzo? No, il gran pezzo non l'ho mai mangiato e sono molto curiosa. Amici di Braciami Ancora, oggi è un video totalmente femminile, tanto che io mi sto domandando, ma che ci sto a fare? Infatti, secondo me, infatti, tia, facciamo tia, io e Maria. Tia, ciao, tia, ciao, 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 ciao. Che vuoi? Io sto da via, ciao. Ok, dai, so, vabbè, posso rimanere? No, dai, rimane. No, perché oggi faremo un pranzo pazzesco. Che oltre alla grande selezione di carne, c'ho pure una bella cucina, con tanti piatti tipici e della tradizione. Hai studiato? Ho studiato. Sei pronta? Sono pronta e c'ho pure fame. Ciao Maria, io non vedo l'ora di venire a mangiare da te. Voi accomodatevi. Sto giro manca, abbiamo dovuto ordinare il vino. Io intanto mi studio il menù perché come sempre decido io quello che ci mangiamo. Ovvio. Me la prendo io la responsabilità. A dopo. Sono felicissimo di esserti tornato a trovare, lo sai? Anche io. Ti trovo in gran forma. Ho saputo che mentre io non c'ero mai tradito col Papa, però te lo perdono. Noi siamo venuti qua principalmente, ok, per far assaggiare a Paola la tua cucina, che non conosce, ma io volevo tanto mangiarmi il gran pezzo. Perché no? No. Bene, lo famo? Lo famo. Bene. Oh, chef! Hai deciso? Io ho deciso, ok, cioè, allora andiamo in cucina perché Maria ci fa vedere tutta la preparazione del gran pezzo. Ok. Preparazione del gran pezzo! Wow! Questa è la lombata dove stacchiamo la parte delle costole. Maria c'ha manico, Gli stacchiamo l'osso, lasciamo appena appena attaccata qua sotto. Perfetto. A questo punto ci vuole tutto il suo condimento. Sì. La rilegheremo. Guardate bene, da qui passiamo a questo. Praticamente, ragazzi, deve essere chiuso così. Gli odori ci stanno, lo spago pure. E adesso, Maria, che facciamo? Adesso lo mettiamo in forno, certo. Quanto ci vuole? Bah, il tempo che voi vi fa preparo degli antipastini un primo, vedrai. Va bene, mi piace, mi piace, mi piace. Aspettiamo volentieri. Ma sei sempre fidanzata con quello solito, quello storico? Sì. Oh, quanto sei fortunato! Mi piace sta giornata, inizia proprio col piede giusto. Vabbè, ma che se mangiamo? Allora, vuoi saperlo? Sì, sì. Adesso chiedo a Maria di farci la ribollita, un assaggio di ribollita, pappa al pomodoro, e poi pure il peposo. E poi loro fanno i pici, li fanno a mano, ma soprattutto hanno questa salsa all'ocio che è introvabile. Ma che è l'ocio? L'ocio è il marito dell'anatra. L'anatro. Amari, questo sarebbe l'ocio. Certo, guarda. Mi ha detto Paola che faticosa fa sta ricetta, vero? Sì. Ed è una lavorazione che minimo ci vuole un paio di giorni per fare un buon sugo. Ma chi tu fa fare? E coi picio fatta a mano. Li mettiamo a sede, qui siamo proprio due discoli. Sì, sì, dai, dai. A sede. Ragazzi, non so se avete notato, ma Paola l'acqua non l'ha minimamente considerata. No, io un po' l'ho bevuta. La vuoi un po' d'acqua, Michele? No, mi offendo. Intanto vi faccio assaggiare una bellissima battuta sempre di Chianina. Sì. Con uovo fondente e cipolla caramellata. Uovo fondente. Buona. Veramente buona, delicata. Vabbè, sta carne si presta tantissimo per la battuta, Michele. È fantastica, amica, di assaggiare pure te. La cipolletta è perfetta. Cioè, qui siamo proprio a livelli di mortacci quanto è buono già all'inizio. Reata pure con le altre cose. Arrivano altre due. Oddio. Questa è una pappa al pomodoro e questo è il peposo. Pappa col pomodoro, ragazzi, grande piatto di recupero. Oggi è diventato, Paola, dimmi se sbaglio, anche un piatto gourmet figo, no? La risposta di Maria al food porn che sta invadendo i social è questo, un piatto vecchio e antico come la fame. Buona, mortacci. Damogli del peposo, va. Dai. Per quanto riguarda il peposo, devo dire una cosa. Io, per esempio, non sono un grande amante del pepe. E quando mi portano il peposo, sono sempre terrorizzato. In realtà qui il pepe è proprio appena accennato. E lo sai perché? Perché? Perché il pepe in questa ricetta viene messo in grani. Quindi tu non avrai la grattata di pepe o il pepe in polvere. Il grano di pepe che viene messo in cottura ti dà l'aroma
ma non ti dà quella spezia forte che puoi sentire nel pepe macinato, ok? Paola, ti ricordo che se non vuoi fare la fine dell'altra volta di essere sobria e pacata, abbiamo una marea di roba lo che so, deve arrivare. Allora toglimi questa cosa da davanti, se no me la magno tutta. Lascia, aspetta l'ultimo pezzo. Paola! Senti, ma secondo te la ribollita non ci sta bene, un po' di peperoncino? Te lo volevo dire. Io me lo so portato, Michele. Sì. I miei sono violenti, li conosci? Sono piccoli, senti l'odore, già dall'odore lo senti. Tu mi vuoi infilare un peperoncino nel naso, inizia a stare. Questi sono piccoli ma violentissimi. Mortacci quanto è buona. Ma posso dire pure safaissimo, cioè mortacci quanto è buona e safaissimo insieme. Ti è piaciuto? Questa si doveva finire, Michele. Cioè, era ribollita, bisogna onorarla. Ti è piaciuto? Con tutto il rispetto per il peposo, la pappa al pomodoro, ma questa veramente, ragazzi, è una roba spaziale, unica. Boh, adesso, boh, cos'ha questo che io non ho? Cioè, che c'hai? Ma chi è questo? Gabriel, come si chiama? Gabriel Garco. Ah, Gargo, ma vatta a fangire. Gargo. Come si chiama? Cargo? Garco. Garco, guarda a fare un giro, ma dai. Cioè, che c'ha quello che io non c'ho, dai. Ma finisci di guardare quello, che chi? Non c'è nulla più di me. Ma là. Chi lui? Smettila di guardare. No, stavo quello. Guardando Gerry Scotti. No. Poi buciarda! Bugiardissimo. Stavo a guardare Gerry Scotti, buciarda. La faccia di Paola quando arrivano i piatti. Io vado. Picio all'ocio. Picio all'aglione. Ma sembra uno scioglilingua il picio all'ocio. Guarda che bello che è. Ma qua è profumatissimo, voi potete sentire l'odore. Scusa, ma io devo dire. Safaissimo. Mortacci quanto è buono. Di tutto, cioè Michele. No, assaggia subito, dai. Non che se te lo merita, assaggia subito. Subito devo assaggiare. Sì. Si sente la carne di ocio. È grassosa al punto giusto e ha quel colpetto di reni che ti rimanda alla carne di selvaggina. Oh, però non me lo fini tutto. Ciao. Amiche, no. Ma se va un altro tavolo per finirselo. No, torna qua. No. E dai, Scarpetta col ragù de ocio. E quando mi ricapita. Pazzesco. Quasi commovente. Il gran pezzo, ragazzi. Che emozione pazzesca! E adesso si taglia come se fosse un roast beef. E adesso guarda. Oh mamma mia! Il potere della cottura lenta. Pazzesco. E poi si sente anche la morbidezza di questa canina. Ma è budino, è gelatina. Questa è su ordinazione anche perché non possiamo la sera quando c'è. Le persone in sala non possono ordinare al momento il gran pezzo, ha bisogno della sua lavorazione. Minimo quante persone secondo te ci vogliono? Ma in base alle persone che sono facciamo più o meno la grandezza del pezzo. Sei emozionatissima. Sì, sono silenziosa e sto osservando. Veramente guarda che bella, che cottura. Bella. Questo è un roast beef toscano a tutti gli effetti. Io vi vedo che state dicendo ma è cruda, è al sangue. No, quella ragazzi è la temperatura giusta alla quale deve essere servito e preparato il gran pezzo. E poi, nota tecnica, non è sangue. Quel rosso che vedete è il colore della proteina della carne e quel liquido non è il sangue ma sono gli umori della carne, ok? Giusto. Noi diciamo, volgarmente diciamo carne al sangue, però a volte, spesso, questo dire volgarmente carne al sangue spaventa la gente. Quella è una cottura a puntino. Chef! Sì. Ho detto bene o ho detto giusto? Hai detto bene. Poi questa qua non è stata fatta sulla brace, questa è stata cotta nel forno lenta, quindi il calore è arrivato al cuore. E se non vi piace la cottura al sangue, se non vi piace il gran pezzo cotto così, avete due opzioni. Uno, andate da Euronics, prendete le sottilette in offerta e vi mangiate quelle. Due, meglio che non la dico, se no YouTube mi banna. No. Coltello non serve, forchetta non serve, il gran pezzo ragazzi si può tranquillamente mangiare così, tanto è tenero. La lunga cottura ha intenerito le fibre della carne e ci permette di mangiarla così. È un burro, per me che sono un carnivoro nato ragazzi, questo è proprio un ritorno alle origini, è un momento ancestrale, questa è la chiusura del cerchio, è un'epifania. Se qualcuno di voi pensa che mangiarlo con le mani
sia una forma di poco rispetto, vi sbagliate. Ho voluto togliere qualsiasi utensile che potesse interrompermi questa emozione, che potesse creare una sorta di gap, di unione artificiale fra le mie dita, la mia bocca e la carne. Volevo un'esperienza tattile, sensoriale, olfattiva. Volevo un'esperienza a 360 gradi con sto gran pezzo. Grazie Maria. E grazie Paolo che mi ha accompagnato fino qua. E come dissi te, sta faissimo. Ora te faccio vedere una cosa, via, seguimi. Ti devo seguire. Seguimi. Guarda che ho intercettato Maria, guarda, via vedi. Questa è una prelibatezza, pure questa non è facile trovarla. È freschissimo. Sì, si vede. E gli leviamo tutti i velini che abbiamo sopra, viene levato tutto questo pellicolo sotto l'acqua e poi la tagliamo a pezzetti, un po' di farina e la buttiamo nell'olio caldo. Comunque, Paola, meglio lui di quello là, eh? Sì. Cioè, meglio lui. Il cervello è arrivato. Sì. Madonna, che mise en place, Maria. Okay, bello, grazie. Il cervello fritto, ragazzi. Cervello fritto Uber Alles proprio, tutta la vita il cervello fritto. Cervello fritto, ragazzi, questa è la rivincita dell'onnivoro e del carnivoro etico, perché è la dimostrazione che dell'animale si deve mangiare tutto. Ora, qualcuno di voi potrebbe avere un pregiudizio relativamente al cervello fritto, io vi dico che è buonissimo, ha una consistenza cremosa, quasi vellutata, e un sapore molto delicato. Fritto così come fa Maria, secondo me, è la miglior versione del cervello. Una bistecchina? Non mancano. Sono indeciso. Qua o là? Noi volevamo assaggiare la stessa bistecca che tu hai portato a Papa Francesco. Ok. Ok, quale? Che gli hai portato? Gli ho portato una bellissima chianina. Quindi oggi vi farei assaggiare una bellissima chianina T-Bone. Sì, questa qui, guarda. Questa lì, fa con un bellissimo filetto. Mia. Mi passi dal Kobe a un Wagyu iberico di 14 anni. Che è una cosa spaziale, una bellissima sashi grasso oro, bello giallo, e poi abbiamo una lombata intera di chianina. Qui abbiamo sempre ancora chianina, si vede proprio, guardate ragazzi, abbiamo bestie irlandesi. L'asina è una chicchettina, vero? È una chicchettina, sì. E questa è una sashi choco. Sotto le quattro dita è carpaccio. Paola, tira fuori le dita. Beh, qua ci stanno pure 5 di dita. Volevo farvi vedere, ragazzi, la carne che ci andiamo a mangiare. È una chianina, non è marezzata. La chianina non è famosa per la sua marezzatura o per il suo grasso. Vi ricordate, ragazzi, se voi infilate il dito e rimane il buchino, vuol dire che è una bella carne matura. Se invece torna subito, diciamo, in posizione, vuol dire che è una carne fresca. Ci andiamo a mangiare una bella chianina. Vai, Maricco, andiamo a cucinare, va? Oh, senti un po', Marì. Potremmo farla cucinare, Paola? Dai! Voi! Ho trovato il modo per un pagà! Ho trovato il modo per un pagà! Paola, ridammi la telecamera! Dai, sbrigati a fargli sta foto che devono cucinare, eh! Su, dai, fatti, vai, sbrigati! Dai, va, dai! Allora, fa qualcosa? Cioè, guarda, tu pur di non pagare, no? Mi devo mettere a cucinare. L'unica cosa che devo chiedere a Maria se mi dà una giacca, mi devo togliere il cappello, no, non posso cucinare. Andi alla brace e così, no, mica. Beh, no. Volevate questo? Dai! Dai, va, fatica un po', su, dai. Piancia. Bella, brace di legna, Marì. Certo. Ole. Oh. Così il calore va fino al cuore. Anzi, io la farei mettere di così, dal lato del grasso, così si inizia pure a fare la parte esterna del grasso. Paola, senti, ho controllato. Questa è la mia carta di credito, ci sono i soldi. Vaffanculo. Vai, ti ho salvato, vieni. Dai. Maria, va, continuate voi, va. Guarda questo, oh, pur di non pagare. Sempre... Ci sono un sacco di soldi, ho controllato, vai, vai. Paola, dai, ti aspetto a tavola, sbrigati che c'è la bottiglia di vino piena, dai. Mamma mia, è pronta, sì, vai. Ma che bestia. Che bestia. Che spettacolo. Yeah, beccate questa. Wow. Ah, Maria, ma tu come ce l'hai portata? Che è una gratella questa? Che cos'è? Siamo un braciere. Guarda qua, un po' di fumo, c'è la brace. Ma che bella sta cosa, ragazzi. Ma che bella che è. Questo è il controfiletto. Oh, mamma mia, il controfiletto. Qua è arrivato pure il calore al cuore.
Non era facile per una bistecca di 2,5 kg. Devo dire una cosa, la chiarina di per sé non è una carne estremamente saporita, come dice Michele, sa di carne, te ne puoi mangiare a quantità, e in questo caso la brace gli dà quel kick in più che la rende più gustosa e saporita. Una chiarina fatta su una piastra, su senza insomma questa aromatizzazione proprio della brace, no, perde. E questa, ragazzi, ci tengo a dire, è la stessa bistecca che si è mangiato il Papa. Paola, odore di santità, lo sai? Io nemmeno se mi mangio il Papa odore di santità. Con me è una battaglia persa. Sto scoppiando, Michè. Dolcino? Madonna mia. Dai! Crema di mascarpone con il cantuccino sbriciolato. Quello sbriciolato sta qua, quello intero sta là. E poi, ragazzi, arriva il vinsanto, nel quale, cara Paola, ci si deve inzuppare il cantuccio, ovviamente. Fai? E che fai, non inzuppi? La crema al mascarpone a me piace tanto. Sa faissimo. Questo posto 10 lode per me. In tutto, ho mangiato benissimo. Mascarponami ancora. Mi sa che mi trasferisco a Terranova a Bracciolini. Come fa? Senti, è bello, sono 1,70 pure io. Ma lo sai, stiamo registrando da quando facevi finta di essere più alta, sì, non te ne sei accorto. No, proprio tu no, no. E Paola, dimmi. E dobbiamo concludere il video. Ah, ok. Se siamo magnati tutto il ristorante. Madonna mia, ci siamo magnati pure a Maria. Pure Maria, mi sono magnato pure Maria, l'ho digerita subito. Senti, che ne pensi di questo posto che questa volta ti ho presentato io? Quindi il posto che mi ha portato è fantastico, sì. Ho mangiato divinamente, cari ragazzi, al di là delle carni selezionate pazzesche e cotte proprio alla perfezione, sì. È ottima anche la cucina, i vici all'ocio non me li dimenticherò molto facilmente, tornerò a mangiarli, tutto ottimo, gli antipasti, tutto buono buono, Michele, veramente grazie, mi hai portato qua. Vabbè. Senti, e tornerai a fare video con me? Vediamo. Ok, mi piace che te la tiri. Io continuo, ragazzi, a sostenere che Paola abbia il duodeno truccato perché magna e non ingrassa. Io invece molto devo stare a correre tutti i giorni, 10 km. Ma zitta, adesso io dovrò stare a dieta per i prossimi 15 giorni. Ragazzi, allora, noi vi salutiamo. Segnalatemi posti belli, belli come questi. Un abbraccio, ragazzi, e che la brace sia con voi. Ciao! Abbastanza brutto? Ecco. Affanculo. Bene, ora possiamo chiudere il video. Ciao.